Lei conosceva la dottoressa? No, personalmente no, però per nome sì, e so che è una bravissima. Era, parlo al presente perché non abbiamo accettato la sua dipartita improvvisa e inaspettata, ma una bravissima persona che agiva sempre in scienza e coscienza. Nell'ambito medico questo si sostiene e siamo spiazzati un po' tutti perché non ci aspettavamo questo evento. Quindi abbiamo stasera qui manifestato, facendo la fiaccolata come solidarietà alla famiglia e come solidarietà a tutte le donne, perché è una forma di violenza che ci ha veramente colpito, ha raggiunto l'apice. Quindi Sembra che sì, la comunità è scesa in piazza, ecco, questa piccola comunità. assolutamente sì, la comunità di Sant'Anna di Seminara, quindi come frazione di Seminara, Seminara. Barretteri, tutti uniti e quindi respingiamo veramente con ogni E un forza. diritto così atroce si può accettare questo No, per non si una donna? può accettare, assolutamente no. E, d'avvocato le dico che spero in un ravvedimento anche nella persona che ha armato la propria mano e spero che veramente ci sia un ripensamento in termini di proprio di ravvedersi con la propria anima, però bisogna fare molto di più perché non si può accettare, una morte così non si può accettare, ma poi ogni forma di violenza contro le donne che stiamo assistendo in questi giorni, come la Giulia, è una forma di È amore inaccettabile malato, questa è cosa. inaccettabile assolutamente. Lo conosceva la dottoressa? Sì, conoscevo la dottoressa, pure il marito, persone per bene, sono disponibili sempre, sono proprio una tragedia. Questo per la nostra comunità non è un bel momento purtroppo. Ho voluto partecipare, io insieme ad altri miei amici, siamo dell'altra frazione di Barretteri, Seminara, noi siamo di Barretteri, però Ecco, Sant'Anna è un'altra frazione quando di. ha preso la notizia, È stato abbastanza. Non ci credevamo, gente tranquilla, conoscendo sì. le persone, assolutamente sì, il dottore pure, oppure lei, la dottoressa.